accaduto esattamente una settimana dopo che io sono sceso dal palco del Teatro Ariston, quindi proprio tutto questo devo dire mi ha colpito molto, è stato come la dimostrazione di cui non c'era bisogno, di quale emergenza stiamo parlando e di quale dramma tutti i giorni si compia sui nostri luoghi di lavoro. Stefano Massini lo aveva gridato e cantato dal palco del Teatro Ariston a Sanremo assieme a Paolo Iannacci con una canzone per denunciare le troppe morti sul lavoro, un tema oggi più che mai attuale dopo la strage di Firenze. Una cosa che deve essere bloccata, la politica deve fare tutto ciò che può fare e attualmente non fa. Stefano Massini, tra i più importanti drammaturghi del nostro tempo, ad Arezzo ha portato L'interpretazione dei sogni, nuovo appuntamento con la prosa al Teatro Petrarca. Un ultimo step di un lavoro decennale iniziato nel 2008. Una mattina, intorno al tavolo rotondo della colazione, Matilde, 4 anni, la figlia di Freud, se ne uscì fuori davanti a tutti che il mestiere di suo padre era guardare dentro la testa della gente. Sì, lo so, tu entri dentro la testa della gente, tu ci entri dentro da un occhio, come a Nancy. Uno spettacolo liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud, una discesa alla scoperta del sogno che implica la necessità di guardarsi dentro per scoprire una parte di noi sempre in ombra, ma interpellata, ma che torna prepotentemente nel mondo onirico. Il sogno è un discorso sottovoce nella stanza ovattata di te stesso. Sfugge allo sguardo altrui, non vuole essere capito, compreso, e se teme di esserlo, muta forma. Stefano Massini è stato il primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Award, l'Oscar del teatro americano. Ho questo rapporto di grandissima riconoscenza. Poi il teatro come viene fatto in America, devo dire, a me piace molto. Io ho avuto più testi miei rappresentati negli Stati Uniti e devo dire è molto bello.